Cari amici, bentrovati e grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima, anche questa settimana con voi con un servizio interessante. Abbiamo celebrato la giornata giubilare a Casteldieri, un piccolo comune di circa 400 abitanti nella Valle Subequana, dove c'è un santuario, un eremo accanto ad una roccia, in uno scenario incredibile, quello della Valle Subequana. Tutti gli anni la comunità, il martedì dopo Pasqua, si reca in pellegrinaggio dalla chiesa parrocchiale fino all'eremo. Quest'anno l'abbiamo fatto con una tonalità particolare, abbiamo celebrato lì il giubileo aprendo la porta della misericordia di quell'eremo. Allora vi invito a seguire queste immagini e come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. A tutti auguro una buona visione. Nella maestosa Valle Subequana, 519 metri sul livello del mare, è situato Casteldieri, piccolo comune con circa 400 abitanti. La torre quadrangolare del XIII secolo domina il borgo antico che si affaccia verso il Monte Sirente. La chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta fu riedificata dopo il terremoto del 1706. All'interno accoglie l'altare maggiore, dove è custodito il corpo di San Donato Martire, portato da Roma nel 1753. Il martedì dopo Pasqua la comunità festeggia la Madonna di Pietrabona, protettrice delle malattie dell'infanzia, con un pellegrinaggio dalla chiesa parrocchiale fino all'eremo della Madonna di Pietrabona, a poco più di 2 chilometri dal paese. Nell'anno giubilare della misericordia dalla penitenziaria apostolica è stato concesso di celebrare la giornata giubilare all'eremo della Madonna di Pietrabona. Le persone si sono radunate nel piazzale antistante la chiesa, dove il vescovo, dopo un momento di preghiera, ha iniziato il pellegrinaggio a piedi. L'istituto del giubileo nella sua storia si è arricchito di segni che esprimono la fede ed aiutano la devozione del popolo cristiano. Tra questi bisogna ricordare anzitutto il pellegrinaggio. Esso riporta alla condizione dell'uomo che ama descrivere la propria esistenza come un cammino. Dalla nascita alla morte, la condizione di ognuno è quella peculiare dell'homo viator. Come il pio israelita si recava in pellegrinaggio alla città santa di Gerusalemme, come Gesù vi si recò insieme alla sua famiglia, così la Chiesa oggi è pellegrina verso la città dei Santi Pietro e Paolo a Roma, verso la Terra Santa, verso antichi e nuovi santuari dedicati alla Vergine Maria e ai Santi. Il pellegrinaggio è sempre un momento significativo della vita dei credenti. Esso evoca il cammino personale del credente sulle orme del Redentore. È esercizio di ascesi operosa, di pentimento per le umane debolezze,
di costante vigilanza sulla propria fragilità, di preparazione interiore alla riforma del cuore. Il pellegrinaggio è un segno peculiare dell'anno santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma o in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno di fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrino avanza sulla strada della perfezione cristiana, sforzandosi di giungere, con il sostegno della grazia di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. In questo anno santo, il pellegrinaggio sia stimolo alla conversione. Attraversando la Porta Santa, ci lasceremo abbracciare della misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi. Lungo la bellissima valle subequana, i pellegrini pregano e camminano fino a giungere in prossimità dell'eremo. La cornice naturalistica è suggestiva. L'ultimo tratto con la statua della Madonna portata a spalla è scandito dalla preghiera della Litania dei Santi. Gesù, prega per noi Maria, grideremo, viva Maria, viva lei che ci salvò, grideremo, viva Maria, viva lei. Autore della vera libertà, che doni a noi tuoi figli un tempo di misericordia e di perdono, fa che la tua Chiesa splenda tutti come sacramento di salvezza e riveli e attui nel mondo il mistero del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Giacomo, prega per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, pregate per noi. San Bartolomeo, pregate per noi. Giunti davanti alla facciata della chiesa, il vescovo, dopo la preghiera, ha aperto la porta della misericordia. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Misericordiosi come il Padre siate voi, e la vostra gloria sarà grande nel cielo. Fate agli altri quello che vorreste fatto a voi, ma fatelo di cuore con l'amore. A voi che mi ascoltate, io dirò, amate e perdonate chiunque vi odierà. Amate chi ha bisogno, poi dimenticate. Dante che nel cielo voi riceverete. A che nel tuo cuore regni solo l'amore, e non sarai capace a giudicare. Misericordiosi come... Al pellegrinaggio si accompagna il segno della porta santa. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia. Gesù ha detto: «Io sono la porta», per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo suo. Questa designazione che Gesù fa di se stesso attesta che egli solo è il Salvatore inviato dal Padre. L'indicazione della porta richiama ogni credente a attraversare la soglia. Passare per quella porta significa confessare che Gesù Cristo è il Signore, rinvigorendo la fede in Lui per vivere la vita nuova che Egli ci ha donato. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre e l'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Chiunque entrerà attraversando la porta santa della misericordia potrà sperimentare l'amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza. Altro segno peculiare è l'indulgenza, che è uno degli eventi costitutivi dell'evento giubilare. In essa si manifesta la pienezza della misericordia del Padre che a tutti viene incontro con il suo amore, espresso in primo luogo nel perdono delle colpe. Ordinariamente Dio Padre concede il suo perdono mediante il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Il cedimento consapevole e libero al peccato grave, infatti, separa il credente dalla vita di grazia con Dio e perciò stesso lo esclude dalla santità a cui è chiamato. La Chiesa, avendo ricevuto da Cristo il potere di perdonare in suo nome, è nel mondo la presenza viva dell'amore di Dio, che si china su ogni umana debolezza per accoglierla nell'abbraccio della sua misericordia. È precisamente attraverso il ministero della sua Chiesa che Dio espande nel mondo la sua misericordia mediante quel prezioso dono che, con nome antichissimo, è chiamato indulgenza. L'affresco della Madonna con Gesù, che ricorda la Madonna col bambino di Botticelli, volge su tutti il suo sguardo di misericordia. L'indulgenza è arrivata ai presenti come grazia, come dono. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Dio è sempre disponibile al perdono. Ma nonostante il perdono nella nostra vita,
sopportiamo le contraddizioni che sono conseguenza dei nostri peccati. Dio dunque perdona i peccati, ma resta in noi l'impronta negativa che i peccati lasciano nei comportamenti e nei pensieri. Anche qui però arriva la misericordia di Dio che raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato. I fedeli hanno così gustato quanto è buono il Signore e che eterna è la sua misericordia. All'esterno dell'eremo viene celebrata la Santa Messa. Durante l'omelia il Vescovo ha detto: «È questa una giornata storica per Castel di Eri, che ha questo gioiello di eremo addossato alla parete rocciosa, di cui si fa menzione nelle bolle papali di Lucio III del 1183 e di Clemente III del 1188. Un tempo era frequentato da eremiti ed è continua meta di pellegrinaggi. Tante persone di Castel di Eri, dei paesi vicini, della Valle Subequana, sono giunti qui da ogni parte a celebrare la giornata giubilare per sperimentare che Dio non si stanca mai di perdonare, anche se noi ci stanchiamo di chiedere perdono. Tre parole ci aiutino in questo giorno: la miseria, la nostra miseria di peccatori, la misericordia, la grandezza e onnipotenza di Dio che sempre perdona, e il Magnificat, il cantico della Madonna che ci ricorda che di generazione in generazione si stende la misericordia di Dio. Torniamo nelle nostre case perdonati da Dio e diventiamo segni della misericordia di Dio per essere misericordiosi come il Padre. Per tutti la celebrazione giubilare è stato un momento di ricchezza spirituale e di grande gioia, una pagina scritta dall'amore di Dio Padre e dalle lacrime dei figli pentiti accolti dal suo abbraccio misericordioso. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». La quarta domenica di Pasqua, denominata Domenica del Buon Pastore, è la domenica che celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose maschili e femminili. Nel Vangelo Gesù si presenta come il Buon Pastore, ma la traduzione letterale sarebbe il pastore bello. La bellezza e la bontà di Gesù pastore derivano da ciò che lui dice e fa. Egli ama il suo gregge, non è un mercenario, sue sono le pecore. Lui conosce le sue pecore e le chiama per nome, le difende dai pericoli, non fugge, non le abbandona, ma si coinvolge personalmente con ciascuna di esse, esponendosi addirittura a perdere la propria vita per proteggerle. Gesù non è un funzionario che svolge il proprio lavoro per ricevere una paga, no. Egli è pastore autentico, sale sulla croce, inchioda se stesso per amore, si china dinanzi agli apostoli, lava loro i piedi, perdona la peccatrice, porta con sé il ladrone in paradiso. Perdona chi lo crocifigge. È il chicco che muore per dare la vita alla spiga. Il chicco è lui, la spiga, il suo gregge, siamo noi. È bello allora pregare con il Salmo 22, con fede e commozione. Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Anche se vado in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ecco perché siamo sempre invitati a pregare affinché il Signore ci doni pastori secondo il suo cuore, pastori che sanno dare la loro vita per il popolo di Dio, che non pensano a se stessi ma al popolo a loro affidato. Ecco l'immagine dei pastori che dobbiamo chiedere a Dio, discepoli e imitatori del pastore Gesù. Gesù è il buon pastore. A tutti auguro una buona, serena settimana nella pace e nella gioia del Signore.